risposta è questa, quindi possiamo già anticipare. La richiesta di convocare una riunione urgente in materia urbanistica. E questo ciò che è emerso dall'incontro svoltosi a Palazzo Matteotti per discutere e approfondire le novità del regolamento di attuazione del governo del territorio, conseguente alla delegificazione della legge 1604 introdotta con la legge bis sul piano casa. Tale regolamento, da un primo esame, sembrerebbe sottrarre alle province alcune attribuzioni fondamentali in materia urbanistica. Erano presenti, insieme con il presidente Luigi Cesaro, gli assessori all'urbanistica Nello Palumbo della provincia di Napoli, Giovanni Bozzi di Benevento, Giovanni Mancino di Caserta, Marcello Feola di Salerno e l'architetto Luigi Cuciniello in rappresentanza della provincia di Avellino. L'assessore Palumbo ci spiega i motivi della convocazione. La legge del cosiddetto piano casa, la nuova versione che è stata approvata qualche mese fa, ha introdotto alcune modifiche alla legge urbanistica regionale, questo è il tema dell'incontro, modifiche che sostanzialmente sottraggono una serie di competenze alle province e questo induce a questa riflessione, diciamo, su questa bozza di regolamento che è stato predisposto dalla Regione Campania. Possiamo fare un esempio di quali competenze sono state sottratte? Eh sì, per esempio soprattutto in materia di quei PUC che sono i piani urbanistici comunali. L'attuale normativa prevede che la provincia esercita un controllo di conformità rispetto alla normativa statale, alla normativa regionale e agli strumenti urbanistici sovraordinati, che sono appunto i piani urbanistici provinciali e regionali. Questa bozza di regolamento sostanzialmente introduce una sorta di autarchia per cui i comuni in proprio, con poteri a nostro giudizio diciamo eccessivi, valutano la conformità del piano urbanistico locale a questi strumenti sovraordinati e in una sorta di identificazione di controllore e controllato, e questo secondo noi diciamo non aiuta la corretta pianificazione territoriale. All'assessore Giovanni Mancino abbiamo chiesto di illustrare la posizione della provincia di Caserta sull'argomento. Io mi auguro che dalla riunione di questa sera ci sia un'unità di intenti da parte di tutte e cinque le province della Regione Campania. La nostra posizione è molto scettica per quanto concerne questa bozza di regolamento, peraltro non ancora approvata, per quanto riguarda le procedure di pianificazione sia a livello provinciale che a livello comunale, e vogliamo sicuramente cercare di avere un confronto con le altre province oggi e arrivare a un documento ben definito ai fini costruttivi e collaborativi, anche se lamentiamo da un lato che la Regione non ha assolutamente sentito fino a questo momento le cinque province per poter dare un contributo su questo argomento. C'è qualche vostra proposta in particolare? Ma vogliamo prima sentire gli altri, noi abbiamo le idee ben chiare su questo argomento tra parentesi si avranno sicuramente, qualora dovesse andare in porto in questo modo, grandi problematiche sia da un punto di vista giuridico costituzionale sia da un punto di vista pratico e pianificatorio per le province e per i comuni di tutte e cinque le province.